originalità. Sina, Salvatore, o Giovanni, si sente bene? Io di Giovanni? Più vicino. Nato a? Sina, Salvatore. Fu Giovanni, nato il 16-11-1930, a Corleone. Il suo domicilio nella libertà? Giua, via Giua del Piano 13. Corleone? Sì, Corleone. Via Giua del Piano numero 3. Sua del piano numero 16. Va bene. È sposato? Sì. Ha fatto il servizio militare? Purtroppo no. Ha proprietà intestate a suo nome? No, 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 niente, non lo tenete. Ha precedenti penali? Oh, questo ce n'ho parecchi, ne ho presenti. La sua attività, che mestiere fa? Mia attività mestiere agricolo, io ero agricoltore quando ero giovane. E dopo mi sono dato da fare, ho lavorato questi ultimi tempi in una ditta di costruzione e quindi ho campato la famiglia. Era una persona anziana che mi dava lavoro da più da 20 anni. Avevamo un cantiere, avevamo un cantiere piccolino, faceva parte 12, parte 13, parte 14 appartamenti, mi dava prima 300 manari al mese e poi l'ultimo tempo mi dava alla settimana e poi l'ultimo tempo mi dava 400 manari alla settimana e campava la famiglia. Io, signor Presidente, sono un lavoratore, non sono quello che si dice nei giornali, nelle televisioni. Aspetti un momento, lei, chiariamo, lei in questo processo è imputato dell'omicidio del dottor Michele Reina avvenuto a Palermo il 9 marzo 1979. Dottor Michele Reina era il segretario provinciale della Democrazia Cristiana. Dell'omicidio della Presidente della Regione Pier Santi Mattarella avvenuto a Palermo il 6 gennaio del 1980. Dell'omicidio di Pio La Torre, segretario provinciale dell'allora Partito Comunista Italiano, avvenuto a Palermo il 30 aprile 1982, nonché dell'omicidio dell'onorevole La Torre Rosario Di Salva, avvenuto contestualmente. È imputato pure delle connesse imputazioni relative alla detenzione e porto illegale di armi e altri illeciti connessi. Lei ci deve dire anzitutto se intende rispondere per difendersi. Certo che devo rispondere, signor Presidente, perché sono qua allora. Sono avvertito qua, dalla facoltà di astenersi, risponde, non intendo avvalermi di tale facoltà. Dunque, la sua, per riassumere i termini dell'accusa, le sue responsabilità, secondo l'impostazione accusatoria, derivano dalla circostanza che lei da molto tempo, perlomeno dal 1973, avrebbe fatto parte con posizione di prestigio della cosiddetta commissione, cioè a dire dell'organismo preposto al governo dell'associazione criminosa denominata Cosa Nostra. Questo convincimento dell'accusa è sorretto. Ma mi scusa, posso interromperlo? No, aspetta un minuto. Allora. È sorretto sulla base delle deposizioni che sono state acquisite di personaggi che avevano a suo tempo fatto parte di questa associazione, che poi si sono dissociate e sono divenute collaboratori della giustizia. Io le enumero quelle che finora sono state acquisite in questo processo, e sono quelle di Vitale Leonardo,
Calderoni Antonino, Buscetta Tommaso, Contorno Salvatore, Francesco Marino Mannoia, Vincenzo Marsala. E risultano deposizioni anche di altri che però ancora non fanno parte di questo processo. Che cosa ci deve dire al riguardo? Perché la determinazione di realizzare questi omicidi sarebbe avvenuta proprio ad opera dell'organo direttivo di Cosa Nostra, cioè appunto della predetta commissione. Che cosa ci deve dire al riguardo? Signor Presidente, cominciamo a riguardo che cosa io ho da dire. Signor Presidente, mi scusi, mi pare che... No, lo faccia rispondere. No, Presidente, mi scusi, relativamente alla sua contestazione. Vostra Eccellenza ha detto che... Eccellenza, lo lasci stare. Vostra Signoria ha detto che risulta delle dichiarazioni di Buscetta e di un altro... Le ho enumerate tutte. E di Contorno. Quelle che ci sono nel processo. No, non ci sono nel processo, Presidente. Ancora no, nessuna contestazione. Sono agli atti. Non sono state confermate ancora di presenza. Non sono state contestate. Ah, vabbè, è prima... Siamo col vecchio rito, col rito del processo del codice penale 1980. Ho detto che fanno parte del processo, sono state acquisite, anche se ancora non sono state dichiarate utilizzabili ai fini della decisione. Prego, risponda. Ma mi scusa, posso anche rispondere all'avvocato? No, lei a me deve rispondere, non all'avvocato. Però rispondo anche pure a lei. Ma che problema abbiamo? Mi scusa se mi soffoco, che problema abbiamo di rispondere per uno o pentito o collaboratore come lo dobbiamo chiamare, o se dobbiamo rispondere per tutti? Uno vale l'altro, anche perché sono tutti uguali. E quindi con calma cominciamo piano piano e cerchiamo di vedere. Lei mi pare che ha letto, si presume. Signor Presidente. No, si presume, non ho detto niente. No, lei l'ha detto. L'accusa fonda il suo convincimento su queste deposizioni. Ora, vediamo queste deposizioni. Queste pentite. Lo chiamiamo, perché io le chiamo pentite? Lei mi scusa e mi perdona. Chiamare pure pentite. Le chiamo pentite, io le chiamo con il mio dialetto, anche perché poi sono un quinto elementare, manco sparte, quindi sono un povero analfabeto, e quindi le chiamo con un po' il mio... Parlando di Buscetta o parlando di Condorno, parlando di queste, signor Presidente, questi una volta, ai tempi quando c'erano le lettere anonime, si chiamavano lettere anonime. Ora che le lettere anonime vengono cestinate e non sono più valide, allora si sono create queste pentite. Che cosa fanno? Che una volta la lettera anonima non era, si firmano, perché certamente non è come si dice lei che loro si sono dissociati, non sono associati, perché né io ho fatto associazione con nessuno e manco loro hanno fatto associazione con me o discutere o stabilire. Quindi questi qua oggi, essendo gestiti, questi signor pentite sono gestiti, lei mi può dire da chi? Da chi ha il comando di gestirle, signor Presidente? Chi ha il comando di gestirle le gestisce. E le gestisce in un modo tale che quello che dice uno, dicono tutti. Perché sono a braccio, perché camminano, come so dire, a braccetto, perché c'è coi gestisci. Lei se mi dice a me che li gestisce, ma questo non lo so io che gestisce, ma certamente sono gestiti. Quindi un giorno, diciamo tanti anni fa, erano lettere anonime queste, oggi mettono la firma, lei sa che con la firma si esce di carcere, si prendono i soldi, si prendono i mesate, si prendono le stipendie, si prendono le ville, quindi certamente tutti cercano di fare i pentiti, o tutti cercano di pentire accusando agli altri innocentemente. Signor Presidente, qua bisogna invece guardare e scendere nel profondo dei pentiti. I pentiti debbono portare il riscontro, signor Presidente. I pentiti non debbono dire, oppure lei mi viene a dire a me, ma è più di uno che lo dice. Signor Presidente, ma che cos'è più di uno? Che sono tutti a braccio e che sono gestiti. Questo dobbiamo, cioè, no, mi scusa, ma... deve fare parlare. Questo dobbiamo cercare di approfondire. Che cosa sono queste pentite? Di chi sono gestite? Come sono gestite? Perché sono gestite, signor Presidente?
Ma lei li conosce? Ma io non conosco nessuno di questi. Nessuno di loro conosce. È l'altra cosa che gli devo chiedere, ma perché questi non mi debbono fare il confronto e mi dicono dove ci siamo seduti? Dove siamo? Oggi siamo seduti all'aula Bunghe se stabiamo discorrendo del processo Reina, la Torre e compagnia. Per quale motivo? Questi qua devono portare prove, signor Presidente. Non debbono dire me lo desse Bondate, me lo disse Badalamenti, me lo disse questo, me lo disse questo. Signor Presidente, Badalamenti è stato interrogato in America di tante presidente, credo che l'ha interrogato pure lei, se non l'ha interrogato l'ha interrogato. Deve domandare a Badalamenti se è vero quello che dice Buscetta. Buscetta dice un sacco di frantoni, un sacco di fesserie. Signor Presidente, i pentiti di oggi, lei ha visto che cosa sono? Sono quelle che fanno buttare all'avvocato Montana e si uccide, sono quelle che fanno sparare al giudice Signorino, sono quelle che fanno arrestare pezzi grossi della polizia. I pentiti sono questi, i pentiti sono un'arma troppo pericolosa, fanno quello che vogliono. Signor Presidente, che cosa si viene a dire? Cerchiamo invece di approfondire, lei da Presidente, la Corte tutta, cerchiamo di approfondire veramente queste pentite, che sono, che cosa vogliono e che cosa fanno. Signor Presidente, questo dobbiamo vedere. Invece, in base alla Torre o Reina, signor Presidente, io non è che ho fatto mai politica, non sono un politicante, non avevo ambizione di appigliare il posto di Pio La Torre, manco di Mattarella. Queste sono cose politiche, qua dovete vedere più in alto, dovete cercare altrove, non dovete cercare in me, in Salvatore Reina, un povero agricoltore, e poi si è dato da fare per campare la famiglia a lavorare. Signor Presidente, di Reina si è voluto fare un parafulmine italiano, di Reina si è voluto fare per dire scarichiamo tutto lì, per dire. Ma Reina non è quello che dicono loro. A Reina gli devono portare prove. Dove ci siamo seduti, signor Presidente? Se io ho mandato uno a fare una cosa, ci abbiamo dovuto sedere a qualche parte. Ci doveva essere qualche altra persona presente. Se si parla di cupoli o di scupoli, io non potevo essere solo, dovevamo essere tanti. E vediamo dove erano queste altre, chi erano, signor Presidente. Io mi scusa, se vuole posso pure continuare e gli dico, io il contorno e Buscetta, io ho passato il processo terzo, signor Presidente, e desidero che gli avvocati miei prendano copie e portano. Io nel processo terzo accusato di Buscetta e di... Processo quale? Io accusato di Buscetta e accusato di contorno, io sono stato assolto di tutti gli omicidi, dell'associazione. E signor Presidente, gliene devo dire una. Quando il condono è stato interrogato in America dal Presidente, a sua volta, che non ricordo il nome, che ha fatto la causa, ma lo potete vedere nei documenti, ci ha detto, ma lei che ci ha visto fare a Reina? Dice, io niente. Carice come l'accusa, ma così. E allora il Presidente gli ha detto, mettiamo a verbale, il condono non ci ha visto fare niente a Reina, non ci ha visto commettere niente. E io vengo assolto, signor Presidente, io vengo assolto in primo grado, vengo assolto in secondo grado, vengo assolto in Cassazione. Quindi allora questi pentiti sono dei falsi o sono dei veri? Perché in un processo mi trovo condannato con le stesse pentite all'ingastolo, in un processo con tanti omicidi mi trovo assolto per non avere commesso i fatti, addirittura manco per l'associazione vengo condannato, signor Presidente. E questo c'è da dire. In Marsala, io gli voglio parlare un minuto di Marsala. In Marsala qua in questa corte dice che mi conosce, dice che siamo state lì in campagna da lui, abbiamo fatto una riunione, ma guarda caso quando l'avvocato Feleccia gli domanda ma che altezza è Salvatore Reina, dice più alto di me, quanto è lei? 1,75 m. Signor Presidente, mi scusa se mi alzo. Reina Salvatore più alto di 1,75 m. Reina Salvatore che è 1,60 m, 1,61 m, cioè. Allora a questo punto l'avvocato Feleccia ha tirato la tessera di riconoscimento e gliel'ha portata al Presidente per dire ma guarda che questo è un grandissimo bugiardo e falso, perché un uomo, signor Presidente, che conosce, un uomo che ci parla, un uomo che discute, un uomo che va in campagna e gli è 15 centimetri in più, e mi metto la tocca a carabiniere e vediamo che cosa sono 15 centimetri. Ma 15 centimetri per un uomo sono come un metro, come 2 metri. E come che allora in Marsala non mi conosceva, in Marsala diceva delle bugiarderie, in Marsala diceva tutte cose frantoni, e il Presidente a questo punto
mi ha dovuto assolvere, non è che mi ha assolto così, perché in Marsala non mi conosceva, ma in Marsala aveva detto lì, anche in corte d'assise, che sì, è venuto in campagna da me, abbiamo fatto la riunione, a me me l'hanno presentato, io lo conosco. Ma signor Presidente, come si va avanti con queste pentite così? Io se vuole posso pure continuare, se vuole mi posso pure stare zitto. Ma la dice una cosa? Sì, sì. Dei suoi coimputati in questo processo conosce qualcuno? Io non conosco nessuno dei miei. Greco Michele non lo conosce? No, non conosco Michele. Bernardo Provenzano non lo conosce? No, lo è conosco. È paesano suo? È un mio paesano, però io non lo conosco, non l'ho mai incontrato e non l'ho mai visto. Brusca Bernardo lo conosce? Non lo conosco. Giuseppe Calò lo conosce? No, nemmeno. Ma signor Presidente, se le vuole leggere, io non conosco nessuno dei coimputati. Madonia Francesco, abbiamo finito. Sì. Francesco Madonia lo conosce? No, non lo conosco. Gerace Antonino di Partinico? No, nemmeno. Detto Nenè, non lo conosce? No, allora fatemi valorizzare la riassuntiva e poi chi vuole può fare delle domande. Mi protesto innocente da ogni addebito. Non ho capito, parlava con me? No, sto dettando. Mi protesto innocente da ogni addebito. Le accuse rivoltemi da quelli che io definisco pentiti, non le definisco, ma che in realtà le chiamo io, sono persone che rivolgono accuse unicamente per trarne beneficio personale, sono del tutto infondate. Signor Presidente, poi una parola. Di essi io non conosco alcuno. Personale, un attimo. Aspetta, faccia finire se per palizzare. Sono del tutto infondate. Di essi io non conosco alcuno. Così come conosco, non conosco alcuna delle persone con me coimputate in questo processo e che vostra signoria mi menziona. Conosco il nome soltanto di Bernardo Provenzano, poiché è mio compaesano, ma non l'ho mai visto. Chi deve rivolgere delle domande? Cominciamo dalle parti civili. Non ha finito, dica. Scusi, Presidente. Io volevo dire per quale motivo doveva, cioè quale interesse aveva io di uccidere o Mattarella o Geina o la Dose. Aveva detto Antonio lo sapete. Cioè che interesse ho io? Quali sono i motivi che io posso avere con queste persone? Cioè, voglio che lo metta, vale pure per dire, ma il motivo. Faccio presente che io non avevo nessun motivo di partecipare agli omicidi di uomini politici, quali quelli che mi vengono attribuiti. Presidente, aveva detto prima, non è stato verbalizzato, che io non... C'è la legislazione, avvocato. Ma siccome nella sintesi è meglio farlo... Ha detto lui, io non ho mai svolto attività politica, non conosco mai svolto attività politica. Non ho mai svolto attività politica, ma quello che voglio. E allora, chi comincia? Avvocato Crescimano, faccia in modo di farsi vedere. Sì, Presidente, la postazione 78, grazie, è già accesa. Francesco Crescimano, difensore della parte civile Mattarella. Presidente, preso atto di tutto quanto ha testé detto l'imputato Salvatore Riina, e cioè, per definire il quadro, la non conoscenza da parte sua di coloro che lo hanno indicato come posto a capo della commissione di Cosa Nostra. Credo di non ricordar male, avvocato Fileccia, che sia stato indicato da più anni a questa parte come il capo della cupola della commissione di Cosa Nostra. Ritengo di non ricordar male ancora una volta, avvocato.
preso atto comunque che non conosce nessuno di coloro che lo accusano, di coloro che sono con lo stesso coimputato, né che avesse ragione alcuna ordinare gli omicidi per cui oggi è processo, mi rimane l'esigenza di capire un po' meglio. Intanto nell'anno 1979 l'imputato Riina era latitante? Lo chiedo allo stesso. Sì, ero latitante. Se era latitante, perché lo era? Ma è una cosa semplice, io mi dovrebbe partire da lontano, se il Presidente me lo permette, io devo dire perché era latitante. Sì, io direi... Lo dica. Perché è giusto che... Sì. Io nel 1969 ho fatto un processo a Bari e quindi a Bari sono stato assolto di 8 omicidi, associazione. Quindi essendo assolto di tutte queste cose aveva pensato di rimanere lì sulle zone di Bari, a Bitonto. Quindi aveva fatto una richiesta di restare lì a Bitonto e non tornare più a Corleone o per meglio dire in Sicilia. Da questo punto che cosa mi succede? Dopo 3 giorni che sono libero lì, che già aveva fatto richiesta al municipio di Bitonto, cioè mi sono pensato di fare così, però non è che mi sono buttato la tante perché pensavo 5-6 anni in carcere, assolto per non aver commesso i fatti, assolto per l'associazione, assolto per tutte le cose. A questo punto non mi ho sentito di andare a soggiorno obbligato e sono andato a finale tante. Questa è la risposta che do all'avvocato, che la verità non è che... Quindi stabilito che nel 1979 lei era latitante. Impropriamente latitante. Irreperibile, ha ragione, avvocato. Perché poi, signor Presidente, avvocato, io andavo a lavorare regolarmente, a me non mi ha cercato mai nessuno, a me non mi ha fermato mai nessuno, io prendevo l'aereo, pigliavo cioè il treno per andare a Trapani, pigliavo l'autobus, quindi a me non mi ha mai fermato nessuno, a me non ha mai detto niente a nessuno. Ecco, può dirci nel 79 dove si trovava allora? Ma signor avvocato, come faccio a 79 dirgli dove mi trovavo? Se io gli domando a lei dove si trovava a 79? Sono in grado di dirglielo con assoluta precisione. Ma certo, come faccio a dire dove era i giorni, cose? Lavorava, posso dirgli che lavorava presso questa cantiere, questa persona che mi dava lavoro. A Palermo no? Ma forse in questo tempo ero un giovane, credo. Perché ha fatto pure 2-3 palazzetti in Giappone. In quel periodo ebbe mai modo di venire a Palermo? Ma non penso, perché c'era lì il cantiere e dormivamo là, e una volta tanto ci entravamo. Quindi non ha mai mantenuto contatti col suo ambiente di origine, cioè di Corleone? No. Tant'è vero che credo che lei ha potuto vedere che i bambini miei, i miei figli, non conoscevano il paese. Quindi credo che è una cosa proprio spontanea. I bambini non conoscevano il paese, non conoscevano mia madre, né mie sorelle, né i nonni. Sì, ma io infatti non le chiedo dei suoi figli, che tra l'altro devono, per dirgli, avvocato, che io non ho mai frequentato manco il mio paese. Quindi io non ho avuto... Quindi fin dal 69 non l'ha mai frequentato? No. No, anche dopo non ho frequentato. Dico, a partire dal 1969 non ha mai dal frequentato. Dal 69, dal momento in cui io me ne sono andato dal paese, io il paese non l'ho frequentato. Con Palermo, mi diceva poc'anzi, non ha mantenuto in quell'epoca, soprattutto intorno al 1979, alcun rapporto. No, 1979 no. Parlo, non più 69. No, avvocato, nessun rapporto. Quindi ha avuto modo di venire a conoscenza dei fatti accaduti in quell'epoca a Palermo, l'omicidio del dottor Reina, in particolare poi all'inizio dell'80, per ciò che mi riguarda, l'omicidio della regione Piersanti Mattarella? Tramite televisione, certo, televisione, il giornale, principalmente la televisione, lo ha preso. E dello stesso fatto non ha mai avuto occasione di parlare con nessuno? Parlo dell'omicidio Mattarella, di cui mi occupo direttamente. Avvocato, con nessuno, perché io non ho interesse di parlare. Io facevo lavoro, casa, moglie, famiglia e chiesa, come si suol dire, dai parte nostre. Quindi nessuna indicazione lei ha avuto in ordine alla causale, modalità, circostanze di questi omicidi? No, nessuna occasione. Nessuno gliene ha mai parlato, nessuno le ha mai riferito nulla con riferimento all'omicidio Mattarella? No, tanto è vero che io fino all'altro giorno manco sapevo che era votato per Mattarella. Cioè questi omicidi per me sono un po' come cascato dalle nuvole, tutte queste cose. Va bene, Presidente, grazie.
Avvocato Calasso. Avvocato Calasso, parte civile di Salvo. Tre domande, Presidente. Una, se sapeva chi era Piola Torre. Risponda. Ma io non so chi è questo Piola Torre, perché come aveva detto al Presidente, avvocato, non ho mai fatto politica. Quindi io non so, la Torre per me è come per esempio da noi ci potesse essere la Torre. Quindi credo che anche lei possa sapere che da noi ci sono pure la Torre, avvocato Calasso, a Corleone. Perché sì. Se non ricordo male, lei anche a Corleone ha studiato. Sì. Me lo ricordo quando era giovanotto che andava alla scuola. Quindi per la Torre io conosco i corleonesi. Può chiedere, Presidente, se conosce appunto a proposito dei corleonesi Luciano Ligio? Sì che lo conosco. Sono stato imputato a Bari assieme nel processo dove siamo stati tutti assolti. Se lo conosceva prima? No, da prima no, perché io l'ho conosciuto in carcere lì a Bari. Ligio ha detto di conoscerla. A Bari. Ligio ha detto di conoscermi a Bari e io l'ho detto che l'ho conosciuto a Bari, avvocato. Non cerchiamo di diversare i punti, però, avvocato. Ligio ha detto che mi ha conosciuto a carcere perché siamo stati lì assieme. Io l'ho conosciuto lì a carcere a Bari assieme. Quindi prima non lo ha conosciuto? Prima non l'ho conosciuto. Neanche quando stava a Corleone? Ma guarda, io a Corleone me ne sono andato circa da 18 anni, perché il racconto non l'abbiamo detto. Io ho 18 anni. Lei ha detto che io ho 18 anni e mi scusa, ora vediamo quando che manco da Corleone. Allora se prendiamo a fare un po' di discorso. Per rispondere a lei. Io a 18 anni ho avuto una lite da ragazzi lì, una rissa, è successo che io sono stato ferito, è successo un omicidio e quindi me ne sono andato in carcere e aveva 18 anni. Quindi sono ritornato a 24-25 anni. E poi sono stato a essere imputato per altre cose e quindi io a Ligio non lo potevo conoscere perché quei tempi che io ero al paese non abitavo lì al paese. Ma lei nel 1957 era a Corleone? 57 sì. E si ricorda che ci fu una sparatoria nel corso della quale morirono molte persone? 57? Sì, se lo ricordo, certo. Ne conosceva di questi? Ma no, non conosceva nessuno io. Un'ultima domanda, Presidente. Lui non conosce, ha mai sentito parlare nell'ambiente che ha frequentato di Cosa Nostra, associazione criminale Cosa Nostra? Guardasse che io, avvocato, non ho frequentato nessuna criminale Cosa Nostra e quindi non conosco. Ma domanda è se ne conosce l'esistenza. Ho detto se ne ha sentito parlare. No, non ho sentito parlare. Quindi quando lavorava in questo cantiere, svolgeva questa sua attività, diciamo, mentre era prima irreperibile e poi latitante, non ha mai sentito parlare di Cosa Nostra, no. Non conosce questa organizzazione. No. Non sa nulla di questo? No, avvocato. Quindi l'ha letta soltanto sui giornali? Ma sentite la televisione, i giornali, sì. Non ho altre domande, Presidente. Mi scusi, signor Rina, lei poco fa ha detto di avere sentito e mostrava di conoscere quello che ha detto Contorno in America, mostrava sì. Di conoscere quello che ha sì. Detto Buscetta. Adesso sta dicendo di non avere mai sentito parlare di Cosa Nostra. Sì, però tramite il giornale, perché poi ho l'avvocato che mi difendono, quindi l'avvocato mi mandava nei notizie, l'avvocato Felice mi mandava la cassetta per quello, cioè, perché è andato in America a interrogare a questo Contorno e quindi poi ho avuto i notizie dell'avvocato Felice. Quindi anche per quello che riguarda il processo Mattarella è da presumere che l'avvocato gliene abbia vagamente parlato. Ma quest'ultimo tempo, così, perché io manco sapevo che ne manco imputato per queste cose. Quindi quando c'è stata l'ordinanza di rinvio a giudizio, lei non ha avuto notizia? No, io, se, dottoressa, signor Presidente, come devo chiamare, la chiamo dottoressa, quindi credo che è meglio così. Dottoressa, io da questo mese che sono in carcere mi sono arrivate tutte ora queste notifiche. E qualcuno ancora manco mi ha arrivato, cioè a me mi hanno arrivato ora i mandati di cattura che io manco sapevo che l'aveva dall'84, e l'ho avuto tutti questi giorni notificati a Sibibia.
Sì, questo lo sappiamo, che li ha avuti notificati materialmente a Rebibbia. Sì, però lei ha detto che seguiva la televisione, ha saputo che c'era stato l'omicidio, ha parlato e ha saputo controbattere le dichiarazioni dei pentiti dicendo che non forniscono riscontri, quindi le conosce. Sì, ma questo perché io la televisione l'ascolto, dottoressa. E quindi per Mattarella non lo sapeva di essere imputato anche tramite televisione? Non sapeva che era imputato. Che c'era questo processo pendente che era qui a Palermo. Ne prendiamo atto. Altre domande? Pubblico Ministero, si accomoda. Se il signor Rina conosce Baldassare Di Maggio di San Giuseppe Iato. No, non conosco nessun Di Maggio. Conosce, ha conosciuto Tommaso Buscetta? No, mai visto. Ha conosciuto però Luciano Liggio durante il processo di Bari. Sì, perché eravamo poi imputati nel processo di Bari e ricordo che lui aveva un processo, mi pare, a Catanzaro e quindi io non lo conoscevo fino a quando lui a Catanzaro. Quando siamo, cioè io sono arrivato a Bari e lui è venuto anche dopo e lì ci siamo conosciute perché eravamo nel processo assieme. Ebbe modo di parlare durante lo svolgimento di questo processo con Luciano Liggio? Sì. Luciano Liggio le disse se a sua volta conosceva o meno Tommaso Buscetta? No, non me l'ha detto a me tanto se conosceva Buscetta. Lei sa che Liggio ha ammesso di conoscere Tommaso Buscetta? Ma io non lo so se lui ha ammesso di conoscere Buscetta oppure no. Perché lì in quel processo non era... Buscetta non c'era, era Catanzaro Buscetta coimputato con Liggio. Al processo di Bari non era coimputato con noi altri il Buscetta, quindi non so se lui lo conosceva a Catanzaro oppure no. Pubblico Ministero, chiedo scusa. Rina, mi dico una cosa, oltre all'avvocato Fileccia c'ha altri difensori? Sì, c'ho l'avvocato Fragalà, che gli ho fatto la nomina il giorno 27 perché... In questo processo? Sì. In questo processo? È l'avvocato Molmino. No, in questo processo no, l'avvocato Molmino soltanto ha nominato. Qui c'è Molmino e Fileccia. Vabbè. Ho nominato pure però... Fragalà l'ha nominato in altro processo. Si mette... Lo sostituto, lo nomino sostituto, si mette d'accordo. Voi altri. Intanto l'avvocato Molmino. Sì. Prego, pubblico ministero. Prego. Ha mai conosciuto Stefano Bontate? No, no, signor. Salvatore Inzerillo? No, nemmeno. Rosario Riccobono? No, non lo conosco. Salvatore Contorno? No, nemmeno. Antonino Calderone? No, non lo conosco. Questi già, gli chiedo scusa, pubblico ministero, l'ha già negato. I pentiti l'hanno negato. In particolare per i pentiti citati dal Presidente, in aggiunta volevo chiedere se ha mai conosciuto Gaspare Mutolo. Sì, Gaspare Mutolo lo conosco perché è stato in carcere con me nel, non sono sicuro, sarebbe il 66 credo, è stato in cella con me. Ma ricorda se sul personaggio di Gaspare Mutolo, che poi verrà, chiederemo che venga sentito in questo dibattimento, abbiamo chiesto che venga sentito in questo dibattimento, ricorda che tipo di rapporti intrattenne durante la comune detenzione? Ma guarda, posso dirgli che lui era un ciungolotto così di giornata, faceva il ciungolo, andava a rubare di qua e di là, quindi era lì in cella, lei sa che in cella mettono a me, mettono un altro, quindi eravamo lì come compagni di cella o di cose. Quindi il ragionamento che potevamo avere erano andare all'aria, passeggio, poi credo che la mamma di questo Mutolo, se non ricordo male, anche in quei tempi stava al manicomio, quindi era una pazza, poverina, quindi era
un povero diavolo pure lui, e quindi eravamo lì in cella assieme. Però io chiedo e desidero se posso fare il confronto con questo Mutolo, perché mi pare che Mutolo dice altre cose e io vorrei che farebbe un confronto per vedere se questo Mutolo, queste cose che dice, sono vere o sono bugiarderie. Conosce Giuseppe Marchese? No, non conosco, Marchese. Non conosco Giuseppe Marchese, e posso dirgli anche pure il motivo, se vuole, perché non conosco nemmeno mia cognata, perché mio cognato, sposato con una sorella Marchese, non ha fatto in tempo a presentarmi quando era fidanzato, perché poi mio cognato è andato a finire in carcere per circa qualche 12-13 anni, non ci siamo visti più, e quindi se non conosco nemmeno mia cognata, che non l'ho avuto presentata, come posso conoscere questo Giuseppe Marchese che non ho mai visto? E per quanto riguarda, conosce Leo Luca Bagarella? È mio cognato, l'ho detto che non lo vedo 14 anni, quindi di quanto aveva circa. Nel periodo in cui, ecco, Leo Luca Bagarella era detenuto, ed è stato a lungo detenuto, ha mai avuto sue notizie? No, né, da parte mia non ha mai avuto notizie, né ho scritto, né mi ha scritto, e nemmeno ha fatto colloqui, perché io purtroppo ero nemico. E dal momento in cui è ritornato ad essere libero lo ha mai incontrato? No, non l'ho incontrato. Conosce Giovanni Drago? No. È mai stato, durante la sua latitanza, è mai stato in territorio... Signor Proprio Comestero, non diciamo latitanza, perché ero un libero cittadino, andavo a lavorare, quindi durante... Il periodo in cui si è trovato in stato di irreperibilità, poi ci sono stati tutta una serie di mandati di cattura, nel tempo quindi si è trasformato in latitante. In tutto questo periodo, ma io andavo a lavorare ha mai risieduto in territorio di San Giuseppe Iato? No, non sono stato mai in territorio di San Giuseppe Iato. Lei dove è stato? È tutto sempre in territorio di Palermo, della città di Palermo? In parte in territorio di Palermo, in parte in Trapani. Quando lavorava a Trapani stava lì a Trapani, sì. Cioè, perché c'era una casa adibita per dormire, per mangiare. Ha conosciuto Mariano Agate? No, non conosco Mariano Agate. Simone Benenati? No, nessuno. Vincenzo Milazzo? No. Lei ha affermato, signor Rina, che tutti i collaboratori o pentiti, secondo la sua definizione, obbediscono ad una logica comune, ad una logica, sì, di gestione comune, sì, e l'accusano, sì, per quindi non avrebbe valore il fatto che le loro dichiarazioni siano concordanti. Ma visto che lei praticamente non intratteneva rapporti particolari con nessuno, con nessun personaggio di questo ambiente, né a Corleone né successivamente, per quale motivo tutti questi pentiti dovrebbero accusarla, formulando dei racconti così dettagliati, così precisi? Posso rispondere? Sì, certamente. Certo, signor Pubblico Ministero, perché io sono il parafulmine di queste qua. Cioè, praticamente loro si sono cercato la berba, i giornali, televisione, quindi scaricano tutto su questa persona perché prendono più soldi, sono più credute. Io, signor Pubblico Ministero, lo sape che cosa sono oggi per l'Italia? Io sono il Tortora di Napoli. Se si ricorda del processo Tortora, mi pare, 20 pentiti che facevano gioco con Tortora, che facevano associazione con Tortora e tutte cose, e poi Tortora all'ultimo, poverino, l'hanno fatto pure morire di crepacuore, è stato assolto perché non faceva gioco, non faceva associazione con nessuno. Quindi io sono il Tortora di Napoli, oggi in Sicilia, per i pentiti. Quindi ecco perché i pentiti tutti accusano, per buttare addosso tutto, perché loro prendono anche di più, perché ognuno che accusa Salvatore Rina alza la pagella. Perché lei sa che lo Stato paga a queste signore. E quindi la risposta è questa. Ma il motivo per cui avrebbero scelto una persona all'inizio sconosciuta,
Il primo che ne parla, Salvatore Giglia non è sconosciuta, perché ci sono i giornali e televisioni che glielo fanno a diventare grosso e alto, e niente sapendo che invece è piccolo e corto, signor pubblico ministro. Ecco perché loro si avvallano di questa propaganda, di questa. Quindi personalmente, perché tutti questi pentiti mostrano di ritenerla responsabile di atroce? Ma lo possiamo domandare a loro, perché io il motivo gliel'ho detto, perché prendono di più, perché sono creduti meglio, non lo so. Cioè, oppure diciamo, facciamo un'altra, la domanda, la risposta la facciamo in testa. Può essere che le gestisce e ci dice date così, che lo sa. Signor pubblico ministro, certo che c'è. Quando lei a proposito di questi omicidi ha esposto una sua ipotesi in ordine a questi omicidi, che vorrei che chiarisse più concretamente. Lei non conosce l'organizzazione Cosa Nostra? No, io non conosco. La conosce attraverso gli organi di informazione, suppongo. Sì, organi di televisione. Per quanto riguarda tutti quei delitti e gli omicidi che hanno avuto come vittime familiari di pentiti. Ma guarda, io qua non credo che non sono imputato per questo. No, no, assolutamente. Quindi potrei pure dire, però per me la risposta va bene, perché posso dare. Io non ne so parlare, io non ho niente a che fare con queste, mi pare, omicidi trasversali, chiamate. Sì. Posso dare già la risposta, come vedi, io non ho niente a che vedere né con i pentiti e né con i familiari dei pentiti. Io ricordo al pubblico ministero che nessuno un capo di imputazione è stato elevato nelle centinaia come autore materiale del delitto, quindi tutto come concorrente morale. No, semplicemente, ma siccome... No, avvocato Fileccia, come mandante. Il signor Giglia... Ma è come autore materiale del delitto. Nessun delitto. Questo lo sappiamo. È stato di imputazione. È tutto perché i pentiti lo dicono e basta. È mai stato alla... Conosce la tenuta La Favarella di Michele Greco? No, non sono stato mai in... Ha mai conosciuto Vincenzo Puccio? No, non conosco Puccio. Va bene, allo stato il pubblico ministero ha esaurito le sue domande. I difensori devono fare delle domande. Io nessuna, presidente. I difensori degli altri imputati. Prego, avvocato. 90. Avvocato Sorrentino, parte civile PDS. Una domanda che non riguarda aspetti criminosi, però devo risalire al collaborante di giustizia Calderone. Nelle deposizioni, che peraltro questo passaggio è stato confermato in dibattimento, riguardo alla vita di Palermo, dice il Calderone: ignoro se Ciancimino sia uomo d'onore, ma non è questo che rileva. Posso dire però che Rina Totò può influenzare fortemente la vita politica e amministrativa di Palermo. Cosa ci può dire al riguardo? Io vi posso dire che non posso influenzare nessuna politica a Palermo, perché non conosco nessun politico, nessun segretario di politici, perché magari conoscesse un segretario, allora potrebbe pure influenzare tramite il segretario la politica, avvocato. Ciancimino, che di Corleone l'ha conosciuto. Io non conosco Ciancimino, perché Ciancimino è forse nato a Corleone, ma non ha mai stato al paese a Corleone. Io non conosco nessuno Ciancimino. Dico, capisco che può essere, ma perché Calderone dice ciò? Calderone afferma di avere conosciuto Rina intorno agli anni 70 a Catania. Ma Calderone, presidente, io mi oppongo a questa domanda, lo chiediamo a Calderone. Questo voleva rispondere, avvocato, lo domandiamo a Calderone, quindi è sempre. Vabbè. Facciamo il confronto con Calderone e lo chiediamo a Calderone. Grazie. Vabbè, e allora se nessun altro ha da fare delle domande, posso riaccompagnarlo al suo posto. Siamo. Buongiorno.